Siamo con Vincenzo Santopadre alla Rome Tennis Academy, rientrato qui a Roma dopo Budapest. Raccontaci un po' le emozioni e anche quelle tre sfide, diciamo, da Cuevas in poi, che sono state fantastiche. Sono state indubbiamente delle emozioni molto forti e molto belle, perché non capita tutti i giorni di vincere un torneo e secondo me anche il modo in cui Matteo è arrivato alla vittoria è stato particolarmente emozionante, perché veniva da un periodo abbastanza complicato, diciamo così, un periodo diverso da altri periodi che aveva attraversato. È stato davvero forte e determinato, per cui secondo me l'emozione è stata ancora più grande. Devo dire, è stato bravo, perché mi ha fatto quasi commuovere. Gliel'ho scritto, gliel'ho detto, è stato bravo. Tra l'altro, tanti miglioramenti si notano anche nel tennis di Matteo, dalla parte del rovescio soprattutto, sia quello slice sia quello coperto, in generale tatticamente, cioè si vedono tante cose in più. È quello che abbiamo provato a mettere dentro, era già migliorato secondo me da tempo e continua a migliorare in maniera abbastanza repentina, continua a farlo, secondo me ha ancora ampi margini. Quello, l'aspetto dove secondo me è stato bravissimo, ecco, che si è creato proprio i presupposti nel modo in cui affrontava i match, il modo di stare in campo, il modo di stare fuori dal campo, si è creato i presupposti per poter, diciamo, far vedere tutti i miglioramenti che ha fatto nel corso degli ultimi mesi. Per quanto riguarda la Rome Tennis Academy, tanti ragazzi giovani che stanno crescendo, ad esempio Matteo Gigante, ma tanti altri che stanno facendo bene anche queste settimane. Quanto sei stato soddisfatto del momento dei ragazzi giovani e meno giovani, oltre ovviamente al tuo lavoro di coach di altissimo livello? Ma guarda, è ovvio che noi allenatori siamo nella stessa barca dei ragazzi, perché insomma quello che speriamo di fare è che, grazie agli stimoli che abbiamo noi, agli stimoli che hanno i ragazzi, alla passione che mettiamo, al lavoro che facciamo in campo e fuori, possano poi arrivare risultati che non sono mai garantiti, però insomma si vedono secondo me tanti risultati e noi siamo soddisfatti di quello, ma crediamo anche fortemente che siano anche in buona parte determinati da un contesto adeguato, e secondo me penso quello che possiamo sentire un pochino nell'aria e anche da gente che è un pochino esterna è che c'è l'aria giusta, che insomma il clima è quello buono e quindi mette un po' tutti nelle condizioni di operare al meglio. Una battuta finale: il clima è anche molto buono per far crescere vari alberi piantati nuovi, visto che ho visto Fabio Cobolli che è stato il primo, no, a piantare. Raccontaci un po' di questa tradizione che è appena questa nata. La tradizione non mi ricordo bene da dove sia partita, però so che c'è questa tradizione e sono contento, perché insomma ogni giocatore che vince un torneo, per ogni vittoria di un torneo insomma importante tra virgolette, viene piantato un albero, per cui il desiderio è che tra qualche anno ci possa essere una foresta. In bocca al lupo e grazie mille. Grazie a voi, ciao.